Appassionati di calcio a 5, torna l'appuntamento settimanale con Mondo Futsal. Risultati e classifiche per quanto avvenuto nello scorso turno di calcio giocato. Ma ci vediamo dopo la sigla. Iniziamo giusto doveroso con il campionato di Serie A2 con la vittoria bella della Rapido Latina contro il Zaninis 7-2, che dà la possibilità ai nerazzurri di agganciare la vetta della classifica tanto agoniata, quindi tanto sperata, grazie anche al pareggio che è incappata la Pasta Piro Corigliano contro l'Odissea 2000. La 12ª giornata non chiude l'anno solare, infatti si giocherà sabato prossimo con due incontri molto importanti, a cominciare quello della Rapido Latina, impegnata tra le mura di casa al Pala Bianchini, riceverà la Futsal Potenza. A Cireale, Augusta 7-0, Puente Lucera, Libertà Seracla 2-2, a Potenza la Cascina Orte batte Futsal Potenza 10-3, Odissea 2000, Pasta Piro Corigliano 1-1, a Zaninis Rapido Latina batte Zaninis 7-2 e Catania a Isernia 6-1, riposava la Roma Torino. Per una classifica che vede al comando dopo la 12ª giornata tre formazioni, appunto la Rapido Latina, la Cascina Orte, Pasta Piro Corigliano 28 punti, Puente Lucera 19, Zaninis 17, Acireale 16, Isernia 14, Odissea 2000 13, Catania 12, a 10 punti Libertà Seracla e Futsal Potenza, l'Augusta con 7 punti, il Fanalino di Coda, resta la Roma Torino Futsal con 6 punti. E con il campionato di Serie A2 ci trasferiamo invece a quello cadetto, dove non arrivano delle buone notizie in casa della Virtus Fondi, sconfitta dalla formazione sarda dell'Elmas 0-1 per 5-4, quindi un cammino non buono per la formazione allenata da Paolo Di Simoni, che al rientro dalla pausa natalizia sarà ancora impegnata contro la formazione della Maran Spoleto in casa, quindi ancora un incontro casalingo per i rossoblù fondani. Per l'11ª giornata abbiamo avuto la registrazione di questi risultati: l'Ossi San Bartolomeo batte l'ATS nel derby sardo per 6-5, pareggio tra il Foligno Calcio a 5 e l'Acquedotto per 2-2, Futsal Isola batte Maran Nursia Calcio 5-3, ancora non disputato il confronto che vedeva impegnato la Real Torgianese, non si è presentata a Roma contro la Riccia, quindi vedremo cosa accadrà nel corso di questa settimana, quale sarà il provvedimento disciplinare avverso la formazione della Real Torgianese, che già sabato scorso addirittura in un incontro casalingo non è scesa in campo. Lo Sporting Lodigiani batte il Prato Rinaldo per 3-2, il Virtus Fondi come detto sconfitto dall'Elmas per 5-4. Per una classifica che vede al comando il Prato Rinaldo con 24 punti, Futsal Isola 21, l'Acquedotto 20, Sporting Lodigiani 18, Innova Carli Sport Ariccia 17 in compagnia della Real Torgianese penalizzata di un punto, Elmas 0-1 e Maran Nursia 16 punti, Foligno 12, Ossi San Bartolomeo 7, ATS 6, rimane solitaria in fondo alla classifica la Virtus Fondi. La prossima settimana incontri importanti, in risalto l'Innova Carli Sport Ariccia impegnata in casa contro il Prato Rinaldo, mentre la Futsal all'Isola riceverà il Real Torgianese, l'Acquedotto l'Elmas 0-1 e l'ATS con la Lodigiani sarà impegnata
e abbiamo detto anche della Virtus Fondi in casa contro la Mara Nursia calcio a 5. Abbandonato il terreno nazionale, è giusto andare a vedere quanto è accaduto nella nostra regione con i due campionati, a cominciare da quello massimo regionale della Serie C1, dove il circolo tennis Euro praticamente rovina sul la Gymnastic Studio Fondi. 9-5 il risultato finale, un risultato negativo per la formazione fondana allenata da Massimiliano Palluzzi. Perde anche la Mirafin in casa contro la Capitolina 3-1, il risultato finale per la formazione pometina. Per la 15ª giornata, l'ultima del girone di andata, anche l'ultimo turno dell'anno solare 2013, il campionato tornerà in campo l'11 di gennaio, quindi una lunga pausa natalizia con incontri molto importanti, perché il circolo tennis Euro avrà a disposizione ancora un turno casalingo contro la Capitolina. Andiamo però in ordine e con la lettura dei risultati dell'ultimo turno del girone di andata. Atletico Civitavecchia, Lido di Ostia 2-2. Circolo Tennis Euro, Gymnastic Studio Fondi 9-5. A Tivoli, Civitavecchia batte EasyMed Porsche 5-2. Futsal Palestrina Albano 6-3. Vittoria di misura della Lazio Calcetto sull'Ardenza Ciampino 2-1. Mirafin sconfitta in casa dalla Capitolina per 3-1. Atletico Ferentino batte Casal Toraccia 3-1. Olympus 10-0 nei confronti del Pomezia Laurentum. Il campionato tornerà, abbiamo detto, come in anticipo l'11 di gennaio, ma la settimana precedente si disputeranno gli incontri relativi alla Final Four per l'assegnazione della Coppa di categoria, appunto, del campionato di Serie C1. Al comando della classifica si attesta quindi il circolo tennis Euro con 35 punti, segue a 3 lunghezze di ritardo la Lazio Calcetto, Mirafin 31, 28 per la Capitolina, due squadre a 27 punti, Olympus e Ardenza Ciampino, Lido di Ostia 24 punti, a 21 troviamo la Gymnastic Studio che scende ancora insieme al Civitavecchia. Futsal Palestrina, Casal Toraccia 17 punti, 16 punti per l'Atletico Ferentino, Atletico Civitavecchia 14, 10 punti per l'Albano, Pomezia Laurentum 7 punti, Fananino di Coda, EasyMed Porsche Tivoli con 6 punti. Quindi alla ripresa del campionato le squadre di vertice avranno impegni importanti, a cominciare appunto dalla capolista, circolo tennis Euro se la vedrà contro la Capitolina, Lazio Calcetto riceverà l'Albano, la Mirafin il Lido di Ostia, mentre la Capitolina volà in terra Civitavecchiese contro l'Atletico Civitavecchia, mentre la Gymnastic Studio Fondi andrà a far visita al Pomezia Laurentum. Nel campionato di Serie C2 cambia veramente molto poco, ma prima di guardare i risultati e quanto è accaduto per le formazioni di vertice, mettiamo in risalto la bella vittoria in un momento difficile per quanto riguarda il Cisterna, che è riuscita ad espugnare il Pala Borelli di Scauri battendo il Città di Minturno Marina per 5-4. Non ha nessun problema invece le altre formazioni, il Real Castelfontana, nonostante il Terracina abbia offerto una prova veramente sopra le righe e soltanto la sfortuna non è stata dalla sua parte. Stesso identico discorso per quanto riguarda la Vigor Cisterna 1994, che aveva messo in difficoltà il Minturno. Poi nella ripresa la formazione allenata da Andrea Cardillo è riuscita ad avere la meglio espugnando appunto il palazzetto di Cisterna e ottenere i 3 punti importanti che la lasciano sempre all'inseguimento della capolista. Per il 13° turno, l'ultimo anche per quanto riguarda questo
campionato ha visto la vittoria degli Anni Nuovi Ciampino per 6-0 sulla Pontina Futsal. La vittoria del CCP 1987 in casa dell'Atletico Anzio Lavigno per 5-1. Vittoria del Cisterna contro il Città di Minturno Marina per 5-4. Bella la vittoria del Città di Pontinia, che può quindi respirare nei confronti della Connect per 4-2. L'Eagles continua quindi la formazione di Gerardo Iannaccone a scalare posizioni importanti in questa classifica, battendo il Velletri per 6-5. Il Castelfontana espugna Terracina con il risultato di 3-1. Chiude il quadro dei risultati la vittoria del Minturno sulla Vigor Cisterna 1994 per 5-3. In classifica il Real Castelfontana 36 punti, Minturno 31, Anni Nuovi Ciampino 28, CCP 1987 23, Eagles Aprilia 22 dopo il recupero vittorioso a Cisterna, Terracina Calcio 20 punti, Città di Minturno Marina 18, Connect Velletri a 15 punti, Atletico Anzio Lavigno insieme al Cisterna con 13 punti, Città di Pontinia 11, Vigor Cisterna 1994 9, non si muove invece la posizione della Pontina Futsal in fondo alla classifica con 6 punti. Il campionato regionale quindi di Serie C2 tornerà in campo l'11 di gennaio del 2014, quindi alla ripresa con incontri da seguire con molta attenzione, soprattutto quello in programma a Ciampino, dove gli Anni Nuovi Ciampino a 28 punti riceverà il Minturno, che precede con 3 lunghezze, quindi importante questo scontro, mentre il Real Castelfontana andrà a far visita all'Eagles al Aprilia. La CCP 1987 impegnata a Priverno contro la Connect, il Terracina andrà a far visita alla Città di Pontinia, mentre Città di Minturno Marina impegnata in casa con la Pontina Futsal, il Velletri con la Vigor Cisterna 1994, e l'ultimo in programma di questi confronti vedrà l'Atletico Anzio Lavigno ospitare il Cisterna. La lotta al vertice si fa sempre più interessante, un campionato provinciale che non ha avuto la chiusura del programma, in quanto il confronto tra United Aprilia e Accademia Sport è stato posticipato al 4 di gennaio, quindi la capolista che è rimasta alla finestra guardando che cosa accadeva sugli altri campi. L'undicesima giornata ha visto la vittoria del Real Podegora contro la Virtus Latina Scalo, mentre lo Sporting Giovane Risorse, prima del fischio finale, il triplice fischio finale, è riuscita ad agguantare la vittoria grazie a un tiro libero realizzato da Raffaele Gaido, che ha battuto il portiere Cacciotti, consegnando la vittoria alla formazione pontina, che resta quindi a una lunghezza di ritardo dal Real Podegora. L'undicesima giornata con questi risultati: Atletico Antonio Palluzzi Latina Scalo Cimil 5-2, a Borgo Flora PR 2000 Aprilia batte Flora 92 3-2, a Casalazzara Atletico Rocca Massima 7-2 nei confronti della Parrocchia San Giuseppe. Netto il successo del Real Latina contro la Virtus Terracina 7-0. Real Podegora batte Virtus Latina Scalo 10-2. Sporting Giovane Risorse Real Terracina 5-4. Una classifica che vede al comando la United Aprilia a 27 punti, segue Real Podegora 26 punti, Sporting Giovane Risorse 25, Accademia Sport Antonio Palluzzi Real Terracina 22 punti, Atletico Rocca Massima Real Latina 19, Latina Scalo Cimil 12, PR 2000 Aprilia 11, Virtus Terracina Parrocchia San Giuseppe 6, Flora 92 3 punti, Fanalino di Cota Virtus Latina Scalo. Durante le feste era in programma il confronto tra Latina Scalo Cimil e Atletico Rocca Massima, per un'indisponibilità del going il confronto si dovrebbe giocare con molta probabilità l'8 di gennaio, mentre la ripresa delle ostilità con la 12ª giornata nel girone A
ci sarà l'11 di gennaio, quindi tre giorni più tardi, quindi una classifica ancora incompleta. Continua a sperare quindi il Real Podgora dopo questa bella vittoria contro la Virtus Latina Scalo, ma lo fa anche lo Sporting Giovani Risorse. Alla ripresa del campionato invece le prime due della classe andranno a giocare in trasferta, la capolista United Aprilia sul campo del Rocca Massima, un incontro molto importante, mentre almeno facile sulla carta quello del Real Podgora impegnata al Palacarucci contro la Virtus Terracina. Impegnate invece in casa lo Sporting Giovani Risorse con la PR 2000 Aprilia e l'Accademia Sport con il Real Latina. Altro big match da seguire con attenzione, quello tra Real Terracina e Antonio Paluzzi, quindi una ripresa del campionato molto interessante con scontri che possono veramente far cambiare una veste già a questa classifica che ne ha avute nelle scorse settimane. E per quanto riguarda l'importante sfida giocata alla Pala Bianchini tra Sporting Giovani Risorse e Real Terracina, andiamo a seguire attentamente le immagini di questa importante sfida che ha visto la vittoria della formazione pontina dello Sporting Giovani Risorse con le riprese riguardanti questo confronto eseguite da David Da Silva. Tutto pronto, scenario al Pala Bianchini di Latina per l'undicesima giornata del campionato provinciale del Serie D, quest'oggi Sporting Giovani Risorse, Real Terracina di Frone che arriva addirittura dalle parti di Tontini, Pardo, Merangoli, adesso ci prova, una bella, il pallone in mezzo, c'è il gol, autorete da parte di Cacciotti, Zannella, ha rimesso subito in avanti Di Giorgio, il tiro e la rete! Il pareggio da parte di Di Giorgio. Micinilli, Pedrin, Corbi, spara la porta, deve girarsi o dare un servizio migliore, Tabanelli ha la possibilità per colpire la rete, rete, vantaggio Sporting. Tontini, Tabanelli, trova Corbi, lo continua a giocare, la finta con il corpo, vede Tabanelli e c'è il gol, 3-1 da parte dello Sporting, tutto a terra, adesso Kaido, Zannella rabbiosamente colpisce il pallone, respinge Merangoli, Alessandro Zannella, Gianmarco Zannella, Di Giorgio prova a girarsi, finisce a terra e c'è il calcio di rigore, anche Di Giorgio il tiro sotto l'incrocio, Pariselli ha cambiato pochissimo, il Real Terracina adesso ci prova la scarpata e c'è il gol, Cacciotti, pesca Zannella, mette il pallone in mezzo, si gira Di Giorgio, rete! Tempi lo Sporting, Tabanelli all'indietro, Pardo la possibilità per colpire, preferisce passare il pallone a Merangoli, ancora il pallone all'indietro, Pardo, Tabanelli, Pardo, Merangoli, non ci sono soluzioni, poche maglie si allargano, c'è il gol del pareggio! Arriva il gol di Corbi, Pecchia, Zannella, esce da Banelli, ancora si gira Di Giorgio e c'è il tiro libero. Parte il fischio e parte anche Gaito, prende la rincorsa, il tiro e il gol di Gaito quasi allo scadere. Dal girone A, quindi ci trasferiamo all'ultimo campionato in ordine di scaletta con il raggruppamento del Sud Pontino, la Serie D del girone B, dove cambia ancora la veste, soprattutto in alto della classifica, con la Vis Fondi che riottiene quindi il primo posto con la vittoria ottenuta a Tremenzuoli, mentre l'Old Ranch ferma al palo giocando contro la Virtus Fondi, non ha prodotto classifica, quindi il risultato per la formazione rosso-blu fondana allenata da Giovannone.
con l'undicesima giornata, quindi si chiude l'anno solare e il Palamagnoli, quindi andiamo con la lettura dei risultati, Spugna Ventotene per 11-4, vittoria dell'Atletico Gaeta nei confronti dell'Atletico Maranola per 3-1, Atletico Sperlonga San Giovanni Spigno 4-3, vittoria esterna dell'Olympus Sporting Club nel derby con il Formia DLF Formia Calcio 4-3, il Formia 1905 ferma sul pareggio 4-4 lo Sporting Terracina e la vittoria della Viz Fondi a Tremenzuoli per 5-2. Dicevamo, cambia la veste soprattutto in testa alla classifica perché la Viz Fondi torna a impossessarsi della prima piazza, quella più importante, 25 punti per la squadra allenata da Fabio Padula che nell'ultima circostanza impegni lavorativi non era presente, quindi accanto ai suoi ragazzi in campo, in panchina soprattutto è andato Massimo Stravato che ha ottenuto questa importante vittoria. L'Old Ranch 24 punti, Atletico Gaeta 22, Atletico Maranola e Sporting Terracina 17, Olympus Sporting Club 16, San Giovanni Spigno 15, Palavagnoli, Atletico Sperlonga con 13 punti, Tremenzuoli 12, DLF Formia Calcio 6 punti, 2 punti per il Formia 1905. Ferma, ancorata, ancora 0 punti, la formazione isolana del Ventotene. Ventotene che sarà proprio l'avversaria alla ripresa del campionato della Viz Fondi, mentre Lord Ranch andrà a far visita allo Sporting Terracina. Atletico Gaeta invece sarà impegnata contro il San Giovanni Spigno, incontri casalinghi per quanto riguarda l'Atletico Maranola con il Formia. Durante le feste ci sarà da recuperare il confronto tra la Viz Fondi e lo Sporting Terracina, non disputata a suo tempo per un lutto che colpì la formazione fondana. Da Daniele Porcelli è veramente tutto, ma prima dei saluti volevo anche ricordare quali sono i nostri indirizzi dove poter seguire importanti novità in questi scorci di fine anno. Nella pausa natalizia saremo sempre presenti sul nostro sito www.mondofutsal.net e invece con le immagini potrete avere l'ausilio di youtube.com/mondofutsal.tv. Dalla redazione di Mondo Futsal, Daniele Porcelli vi porge i più calorosi auguri di Buon Natale e di buone feste, naturalmente anche a nome di Domenico Ippoliti, Roberto Martin, Alessandra Micheli, Martina, Cesare De Mei, insomma tutti quanti coloro che sono stati vicini, a cominciare anche dai cameraman sempre presenti con noi, anche gli altri commentatori, Davide Mancini, Domenico Antonelli, Enrico Pasquale Coluzzi, Gianfranco Marceddu, Pasquale Gianluca Bologni, quanti ho dimenticato, non me ne volessero, ma comunque gli auguri arrivano soprattutto a voi che siete stati sempre accanto a noi e continuerete a seguirci. Davvero è tutto, Daniele Porcelli vi augura la buona sera e di nuovo auguri per le buone feste.